Grazie di cuore amici di Castrovillari per avermi voluto qui, è per me un vero onore questa sera parlare di fronte a voi. Voglio precisare una cosa. In questo momento in tante città d'Italia, in particolare a Roma, si sono riversate decine di migliaia, forse più di 100.000 persone, non soltanto nella capitale, ma anche in altre città per dire basta contro questa assurda oppressione politica mascherata da emergenza sanitaria. Il mio cuore, il nostro cuore quindi batte insieme a tutti quelli che adesso, non manipolati da persone che vogliono sfruttare la legittima indignazione popolare per blindare un governo meschino, ebbene, noi siamo con loro per unire una sola anima, un solo cuore in difesa della democrazia costituzionale violata dai veri eversori che non sono nelle piazze, ma sono a Palazzo Chigi. Ho voluto tuttavia accettare il vostro invito ed essere qui oggi a Castrovillari perché sono convinto che se per la prima volta nella storia non sempre limpida di questo paese, il Sud alzerà la testa, trascinerà verso la vittoria l'intero paese, per cui dipende anche da noi dare manforte ed essere avanguardia nella direzione della difesa delle libertà costituzionali, mai come oggi vilipese e tradite. È compito nostro spiegare ai nostri concittadini, in genere disillusi, in genere abituati a pensare che il protagonismo popolare non smuove mai né le coscienze né i rapporti di forza che dominano la costruzione degli equilibri politici, ebbene è compito nostro fare riscoprire ad ognuno di loro un sentimento di importanza, di rispetto, di una sovranità pro quota che se non esercitiamo qualcun altro eserciterà per noi. Non dobbiamo calarci da soli nei panni dei sudditi, non siamo sudditi, non esiste nessun potere legittimato da oligarchie esterne, non esiste nessun gruppo di sapienti autonominatisi che è in grado di assorbire la legittima sovranità popolare statuita dalla Costituzione e nostra guida anche oggi in questa difficile battaglia. Perché dico che il tempo è pericoloso, il tempo è difficile. Guardate, noi dobbiamo fare molta attenzione a non confondere la verità dall'etichetta. Da un lato abbiamo una serie di poteri, per la prima volta, coalizzati intorno a una piattaforma balorda, e parlo di poteri politici, poteri economici, poteri mediatici, poteri di controllo, tutti uniti nel difendere una mastodontica menzogna a beneficio di una sparuta elite contro la maggioranza della popolazione manipolata. Questa menzogna non reggerà all'infinito, ma sulla base del mero controllo di strumenti di informazione che hanno smesso di servire il loro scopo per blindare invece il potere perverso di una oligarchia ora al comando, ebbene questi mezzi di informazione stanno imponendo dei punti di vista illogici, smentiti dalla verità fattuale, ma imposti con la mera forza, soltanto ripetendo all'infinito una menzogna, pensando di trasformarla così in verità. Le abbiamo conosciute queste atmosfere nel secolo scorso e non vogliamo riviverle oggi. Ieri il filosofo Giorgio Agamben ha detto parole di fuoco di fronte ai membri della Commissione Affari Costituzionali del Senato. Agamben è uno dei pensatori, forse il pensatore più stimato in Italia e all'estero, con riferimento alla qualità del suo pensiero, alla profondità del suo messaggio. I servi del mainstream non possono dipingere Agamben come un fascista, come un negazionista, come un ignorante, come un terrapiattista. Non hanno la forza, la preparazione, il coraggio intellettuale e morale neppure di nominarlo. E di fatto fanno finta che Agamben non esista. Secondo loro è possibile imporre uno strumento come il Green Pass, che di green non ha assolutamente nulla, che è di fatto un mero lasciapassare,
applicato con il ricatto e con la menzogna, è possibile applicarlo secondo loro temporaneamente, ma noi sappiamo che ogni emergenza è stata strumentalmente utilizzata per imporre una dittatura nel passato. Doveva durare pochi mesi lo stato di emergenza, poi siamo arrivati a 6, alla fine è diventato un anno, adesso sono 2 e non sappiamo quando finirà. Ma quale emergenza sanitaria oggi legittima un accentramento mai visto del potere politico? Dove sono le file di fronte agli ospedali? Dove sono gli intasamenti davanti ai pronto soccorso? Dov'è la disperazione fattuale? Io sono convinto che se noi spegnessimo i grandi strumenti di comunicazione di massa, vedremmo svanire immediatamente questa pandemia pompata mediaticamente. E voglio dire con grande chiarezza che quando invece le emergenze c'erano ed erano vere, quando ognuno di noi ha assistito nel passato alla tragedia, alla disperazione nel vedere che nostri amici, parenti, magari salvabili per il tramite di un intervento chirurgico semplice o banale o di routine, morivano invece perché loro sì, ben prima del Covid, non trovavano un posto in terapia intensiva, perché Mario Draghi e i suoi amici tagliavano la sanità calabrese ed italiana sul presupposto che non c'erano i soldi. Ebbene, quando l'emergenza era vera, a nessuno è mai importato nulla. Come può un cittadino calabrese, in particolare, che ben conosce la realtà di questo territorio, ben sa quanto questa classe politica asservita ai poteri privati e finanziari abbia svuotato progressivamente il nostro diritto alla salute, pensare adesso che gli stessi uomini che hanno passato gli ultimi 30 anni a smantellare i nostri diritti costituzionali siano adesso così preoccupati per la nostra salute da sacrificare l'intero tessuto produttivo? Quale uomo che ha superato la terza media può riconoscere come vera una simile impostazione? E allora cerchiamo le ragioni vere, le ragioni dissimulate, le ragioni profonde dell'utilizzo strumentale della paura per farci entrare dentro un nuovo modello di governance che è stato pensato, pianificato, progettato dentro i centri oscuri del potere finanziario, in particolare dal forum di Davos. E guardate che queste non sono le congetture di visionari complottisti. Non vi fate obnubilare dai metodi del mainstream che tendono a creare delle categorie false dove scaraventare tutti quelli che osano ragionare criticamente. Guardate che ogni tragedia nasce, si sedimenta, produce vittime e vergogna sulla base della mera accettazione acritica di ordini che provengono da un potere malvagio. Noi che conserviamo un potere critico, un pensiero diverso, una capacità di analisi, ebbene salveremo noi la democrazia in questo paese. Per quale motivo loro stanno fomentando la paura? Chi ha avuto la pazienza, il coraggio di leggere i testi che loro stessi pubblicano sa perfettamente che noi siamo dentro quella che viene definita una quarta rivoluzione industriale. Chi ha letto quel bel libro di Karl Polanyi, La prima rivoluzione industriale, La grande trasformazione, si chiama il libro di Polanyi, sa perfettamente che non esiste cambiamento economico importante che non abbia un riflesso sulla governance che va, la governance politica, che va a regolare il cambiamento sociale ed economico avvenuto già nella realtà. Questi galantuomini, questi signori che hanno puntato sull'intelligenza artificiale, sulla iperdigitalizzazione delle nostre vite, ci stanno facendo semplicemente entrare dentro la cosiddetta società del controllo. Hanno bisogno di forgiare nuovi uomini e nuove società. I più piccoli, i ragazzi, li stanno forgiando, li stanno cambiando attraverso una propaganda martellante e l'utilizzo di queste grandi società di big data, questi YouTube, questi Facebook, che sembrano oasi di libertà e di partecipazione, in realtà sono dei luoghi dove i nostri ragazzi subiscono un vero e proprio lavaggio del cervello. Per questo loro sono oggi le vittime più indifese
perché non hanno ancora colto la malizia di un potere che li vuole ricalibrare per il tramite di queste suggestioni artificiali. A furia di stare immersi dentro una realtà virtuale, stanno robotizzando generazioni dalle quali vogliono togliere il senso stesso di libertà, sentimento e libero arbitrio. In questo senso la battaglia che noi stiamo combattendo è prima spirituale che economica e geopolitica. Certo, esistono immensi interessi economici intorno alla diffusione di questo vaccino. Certo, gran parte di quelli che fanno terrorismo mediatico in televisione hanno ricevuto o riceveranno fondi da Pfizer e da Big Pharma. Certo, gran parte delle università e dei grandi professori vengono finanziati da quelle stesse istituzioni che poi dovrebbero controllare e giudicare. Certo, EMA e le altre organizzazioni di controllo sono finanziate da quegli stessi mondi, così come anche l'OMS vive grazie ai fondi di Bill Gates. Le sappiamo queste cose. Ma l'obiettivo loro non è solo quello di controllare la moneta, di farci vivere in uno stato di disperazione per poter dominare masse impaurite e piegate. Il loro obiettivo è proprio quello di espungere dal nostro cuore quello che noi abbiamo di più prezioso e quello che è più difficile da estirpare, vale a dire la nostra capacità di riflettere e di pensare da uomini liberi. È questo che loro odiano. Odiano la nostra libertà, odiano il nostro coraggio, odiano la nostra sincerità, odiano il nostro parlare francamente di fronte a un potere che è abituato ad ubbidire senza mai porre domande. E allora per questo noi dobbiamo continuare a combattere in questa direzione insieme, senza lasciarci impaurire dalla violenza del potere, senza subire le loro minacce e i loro ricatti. Noi dobbiamo dire che in Italia oggi esistono perlomeno 10 milioni di persone che di fronte a un vile ricatto mafioso perpetrato con l'istituzione del cosiddetto Green Pass esteso sono rimasti dritti, fieri di fronte a questo plotone di esecuzione e sorridendo sbeffeggiano un potere balordo. E questi 10 milioni di italiani saranno chiamati a ricostruire non solo politicamente, ma anche moralmente un paese sul quale Mario Draghi e i suoi strani amici hanno messo i loro luridi artigli. Perché guardate, Mario Draghi è un personaggio particolarmente pericoloso. È un personaggio cresciuto, allevato dentro i templi più oscuri del potere finanziario. È un uomo che ha passato tutta la sua vita a colpire l'interesse italiano per servire interessi apolidi e stranieri che oggi lo ricompensano garantendogli posti di responsabilità senza che quest'uomo abbia mai ricevuto il consenso di una sola persona. Ebbene, quest'uomo non può scegliere liberamente, odia la nostra di libertà perché non ha lui la libertà di scegliere. Quest'uomo è stato mandato lì per assoldare un compito, per utilizzare l'Italia come trampolino, come esperimento di un cambiamento su base globale che dovrà trasformare, dovrà cancellare le vecchie costituzioni borghesi per farci entrare dentro questo mondo, questo globalismo dell'indistinto, dove infine l'umanità si fonde con l'intelligenza artificiale per arrivare alla cosiddetta pace perpetua. Ma non c'è niente di meraviglioso in questo disegno che è perverso e distopico e che noi rispeggiamo al mittente. Questo tipo di società è strettamente legata all'idea di globalizzazione che questi signori hanno in mente. Noi ci siamo accorti di come esista una camera di compensazione globale che tiene insieme persone diverse, che vivono in posti diversi, ma che però hanno la capacità di coordinarsi, di fare sintesi per applicare in ogni angolo del pianeta le stesse perverse idee che hanno maturato in sede privata. Non c'è nessun complottismo, è un mero dato di fatto. Sfido chiunque di voi a pensare se sia logicamente possibile immaginare l'esistenza di una compensazione in mancanza però di una camera di una globalizzazione, in mancanza di un coordinamento globale fra gli uomini che la dovrebbero guidare. La globalizzazione è forse un fatto naturale, è come la pioggia di questa sera, arriva senza pianificazione, arriva senza capacità di progettare.
ci hanno fatto credere che tutti quelli che ragionano sul funzionamento del potere sono dei visionari complottisti. In realtà sono loro che hanno paura di essere scoperti e provano a mettere le mani avanti per impedire a noi di capire i meccanismi che tutelano i loro privilegi e garantiscono la nostra sofferenza. Ma sappiate che noi non abbiamo paura di voi, delle vostre parole logore, dei vostri vecchi strumenti di manipolazione, della vostra capacità di usare le televisioni e le TV per diffamare, per insultare, per armare magari procure che anziché tutelare il cittadino dal potere colpiscono il cittadino per tutelare il potente al potere. La magistratura in questo paese era stata pensata a tutela del debole, non per bastonare chi chiedeva giustizia di fronte a un potere che ha perso il senno. E non abbiamo paura di questo accentramento continuo di poteri che viene legittimato da un'emergenza che non c'è. Perché sappiamo perfettamente che ogni dittatura del secolo scorso è stata cavalcata per il tramite di un'emergenza che era stata costruita in vito. Sappiamo come cosa è successo negli anni 30 nella Germania del secolo scorso. Sappiamo cosa è successo in Italia negli anni 20 del secolo scorso. Anche allora c'erano persone che sventolavano problemi ed emergenze più o meno esistenti per poi blindare un potere temporaneamente accentrato che però non ha mai smesso di lasciare quei poteri che aveva impunemente preso con l'inganno. E noi non abbiamo intenzione di rimanere silenti di fronte a questa emergenza che ha trasformato ha trasformato il nostro modo stesso di intendere le istituzioni e da situazione di emergenza è diventato un vero e proprio stato di eccezione. Nessuno sa quando e se finirà mai questo stato di emergenza. Ma secondo voi è possibile vivere in un paese dove gli uomini stessi che oggi esercitano un potere illimitato, in virtù della dichiarazione di un'emergenza da loro stessi valutata e imposta, dovrebbero un giorno da soli riconoscere che quell'emergenza che consente i loro privilegi è improvvisamente finita. Se stiamo nelle mani di Draghi e Speranza, l'emergenza non finirà mai perché non hanno nessuna ragione per dichiararla finita. E allora, cari amici, qual è la risposta corretta nei confronti di questo potere? Intanto io ritengo che noi dobbiamo avere anche la forza di chiedere un aiuto non soltanto politico ma anche di natura spirituale, perché si muovono forze tenebrose intorno a questo potere, si muovono suggestioni particolari, si avverte una malvagità rara intorno a queste persone che sono radicate nella menzogna e nell'ingiustizia. Così come purtroppo si avverte un chiaro declino di alcune istituzioni, penso in particolare alla Chiesa Cattolica, che avrebbe dovuto infondere coraggio, fiducia nel cristiano che non teme la malattia e la morte, invece Papa Francesco è stato il primo a chiudere le chiese, a impedire i sacramenti, a permettere che la gente morisse senza avere neanche la dignità di una sepoltura come si deve, e tutto questo sull'altare di un virus, per carità pericoloso, ma che però non è la peste. Cosa avrebbero fatto i martiri cristiani dei primi secoli di fronte al pericolo di venire divorate dalle belve? Avrebbero detto: per responsabilità non diamo i sacramenti, per paura che ci prendano stiamo zitti, serviamo il potere mondano. Ma com'è possibile, com'è stato possibile che un uomo chiamato a indicare ad ognuno di noi una prospettiva metafisica eterna abbia archiviato baracche e burattini sulla base di questa menzogna costruita mediaticamente? Questo è qualcosa che non si può accettare, non si può concepire. Ma non tutti sono così. C'è anche chi, come Monsignor Viganò, sta invece combattendo, così come esistono poteri mondani che combattono il cosiddetto Deep State, esistono anche uomini come lui che combattono la cosiddetta Deep Church, che è l'altro lato della medaglia di uno stesso potere perverso. D'altronde, ragionate insieme a me su questo aspetto, la globalizzazione politica si può imporre soltanto piallando le diverse identità, superando il concetto di tradizione, smussando qualsiasi idea di dogma, per far sì che il piano liscio del mercato possa garantire a degli uomini ovunque nel mondo di applicare le stesse regole, gli stessi principi, le stesse priorità. Ma nel momento in cui invece dovessero rimanere forti uomini in grado di difendere tradizioni, identità, culture, questo meccanismo finirebbe per sbriciolarsi in un secondo.
È per questo che il super economismo della Chiesa Cattolica, anche in questi giorni, Bergoglio ha voluto incontrare tutti, diciamo, i responsabili delle diverse fedi, delle diverse credenze, è funzionale alla costruzione di un equilibrio politico che vuole riportarci dentro un nuovo feudalesimo dove pochi comandano non per diritto divino, ma perché validati dal mero possesso del denaro e dalla costruzione finanziaria degli strumenti che permettono il dominio di pochi sui molti. Vado verso le conclusioni. Io sono convinto che questo progetto è destinato a fallire. Sono convinto che non sarà possibile all'infinito tenere la gente in uno stato di coma indotto da una manipolazione violenta. Lentamente, giorno dopo giorno, tante persone iniziano a farsi delle domande. E io voglio dire chiaramente che quelli che si sono vaccinati non sono i nostri nemici, sono persone che si sono fidate di un potere balordo, di un potere composto da mentitori, perché amici, il male nella storia esiste. Non è impossibile ritenere di essere contingentemente governati da una classe politica malvagia, esistito nella storia, ed oggi stiamo vivendo uno di quei tornanti. Mai come oggi abbiamo al potere in Italia e nelle istituzioni sovranazionali persone senza etica, persone senza morale, persone intrinsecamente cattive e malvagie. E quelli che si sono vaccinati con fiducia, pensando che questa gente non avrebbe avuto il cuore, l'etica di applicare una grande sperimentazione di massa sulla pelle di cittadini inermi, ebbene giorno dopo giorno si ricrederanno, e noi dobbiamo aiutarli ad aprire gli occhi, dobbiamo stare insieme a loro, non dobbiamo giudicarli, non dobbiamo condannarli, dobbiamo costruire un fronte comune, perché anche loro, quando saranno chiamati a fare la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la decima dose, perché come dice Fusaro la salvezza è sempre una dose dopo, ebbene anche loro necessariamente si faranno delle domande. Guardate cosa accade in Israele. Anche quelli che si sono vaccinati con doppia dose oggi rimangono senza Green Pass se non subiscono la sperimentazione della terza dose. E un domani lo stesso potere potrà dire che serve una quarta, una quinta, una sesta. Chi ha creduto in questo rito, che non è un esercizio sanitario, ha assunto le sembianze di una ritualità, come dire, esoterica, che divide quelli che sono nelle mani del potere perverso da quelli che resistono. Ebbene, anche loro ad un certo punto apriranno gli occhi e combatteranno insieme a noi contro questo potere che ha perso il senso del limite e della misura. Noi dobbiamo fare una cosa però, dobbiamo imparare a stare insieme. Non bastano pur importanti momenti come questi per discutere a viso aperto da persone libere e dialoganti. Dobbiamo ricostruire i luoghi solidi della politica, perché sono proprio loro che attraverso i loro cortigiani ci hanno inculcato negli ultimi 30 anni l'idea che qualsiasi organizzazione solida, sia essa politica o sindacale, è sempre sbagliata. Ma non è sbagliata di per sé, è sbagliata nel momento in cui non la controllano loro. Quando esistevano i grandi partiti politici di massa, il potere economico e finanziario non aveva la capacità che ha oggi di imporre dei signor nessuno al potere senza che nessuno fiatasse. Senza partiti politici, senza organizzazione dal basso, questi partiti politici sono solo comitati d'affari, ma se noi non riusciamo, non costruiamo dal basso una nuova partecipazione popolare, se noi non organizziamo il popolo intorno ad una piattaforma politica sana, forte, credibile, ideologicamente orientata, in mancanza di organizzazione politica dal basso domineranno sempre i poteri non rappresentativi. È compito nostro ritornare alla partecipazione, ognuno di noi deve sentire il dovere di impegnarsi sul piano civile, sul piano politico, sul piano culturale, sul piano mediatico, ovunque sia possibile, perché dove c'è un vuoto qualcun altro lo copre. E se il vuoto politico delle persone per bene rimane tale, quello spazio continuerà ad essere occupato da balordi come Monti, come Draghi e come tutti quelli che negli ultimi 10 anni si sono alternati al potere per servire non gli interessi della politica, ma gli interessi degli uomini occulti che li manovrano. Ebbene, cari amici, vi lascio con queste parole. Noi stiamo vivendo adesso un periodo molto particolare. In questo anno si decideranno gli equilibri futuri del nostro Paese. Si sta aprendo adesso una finestra. Questo potere luciferino sta accelerando perché sa che questa finestra sta per chiudersi.
non potranno all'infinito cavalcare queste atmosfere perché lentamente la gente si sveglierà. E allora loro vogliono abituarci, non tanto a vivere dentro una condizione di serenità quando finalmente il virus sarà sparito, ma il virus sparirà soltanto quando le redazioni dei giornali decideranno che è sparito. Loro vogliono fare una cosa diversa, vogliono abituarci a far sì che ognuno di noi si senta nella possibilità di esercitare dei diritti fondamentali, non perché, non in quanto persona e quindi portatore irre ipsa di diritti inalienabili così per come la Costituzione li prevede, ma soltanto portatore di diritti nel momento in cui una forma di intelligenza artificiale, di identità digitale, riconosca quei diritti che non sono più certi, ma sono di volta in volta assicurati dal potere sulla base del livello di ubbidienza che ognuno di noi riserva al potere. Ma noi davvero vogliamo vivere in una società dove un algoritmo ci spieghi se possiamo andare al ristorante, se possiamo frequentare un amico, se possiamo andare a trovare la nostra ragazza, se possiamo accompagnare i bambini a scuola, se possiamo lavorare, se possiamo vivere? Ma per davvero c'è uno solo di voi, vaccinato o non vaccinato, che pensa di poter ricevere ordini da qui al prossimo secolo da un QR code? Ma davvero noi possiamo accettare una dimensione di questo tipo? Perdere la nostra essenza di uomini per diventare protesi di meccanismi, di algoritmi, governati da un'intelligenza artificiale dietro la quale si muovono i soliti burattinai con la scusa di un'intelligenza neutra che tutto vede e tutto capisce. Dobbiamo ribellarci con il massimo della forza ora, perché vivere dentro uno schema dominati da un'intelligenza artificiale non è vita, ma parodia di vita. Dobbiamo conservare quello che c'è di sacro, di nobile, di eterno, quella scintilla divina che in ognuno di noi e che questi perfidi personaggi stanno cercando di cancellare con il tramite della paura, che è da sempre lo strumento utilizzato da ogni bandito per colpire l'uomo e l'umanità. Grazie a tutti. Grazie Francesco, grazie.